ho creato cuori colorati per rallegrare i bambini che come me stanno qui ad aspettare senza nulla fare, bianchi come le nuvole che fluttuano nel cielo, rossi come il fuoco che non si arrende mai, bambini che lottano contro il tempo, come il verde della speranza che ci guida nella nostra strada verso la libertà. Vicina di casa, poverina, gli è morta la nonna, e che a casa sua non lavora più nessuno, campavano tutti con la pensione della nonna e della nonna. Dice, mo, senza la pensione della nonna, come pagare il mutuo? E tu sai che fanno? Scambiamo tua nonna con la vecchietta che sta ricoverata a 16. Quella tanto si ricorda chi è? Dice, una bella idea, dice, però chi io dice a nonno? Nonno, e quello mica è tuo nonno, pure andai, abbiamo scambiato 2 anni fa. Guarda papà, mi fanno fare soldi anche in modo alternativo, vendendo il cibo alternativo. Ma che non ti faccia male? Prendi gli hamburger vegetali, sembrano di carne, hanno il gusto della carne, ma non contengono carne, e tu stai meglio. Il tofu? Sembra formaggio, ha il gusto simile al formaggio, ma non contiene formaggio, e tu stai meglio. E il latte di soia? Sembra latte, ha il gusto del latte, ma non contiene latte, e tu stai meglio. Ma, oh bella, mi dai 20 euro? E che me le dà? La parte tu servite, figlia, ce l'ho fatta con le gonfie. Babbo, mi dai 20 euro? 20 euro. Ma che ci fai oggi come oggi con 20 euro? Ma lascia perdere. Piede tutto il portafoglio. Ma no, no, tutto no. Piede tutto il portafoglio, eh. Vero, certo. Adesso vedi, questo è un portafoglio. Serve per tenere i soldi. Pare che ci sta i soldi, però i soldi non ci sta. Ma che c'è un signore che si sente male. Ma qui c'è sta grave. Con me è rimasto tanto la gamba, Ma cosa è successo? Mi ha tagliato la strada Lucano, no? Ma quale cane? Brutirre, che non è morto, che trasportava la roba. Ha sfondato un posto dei blocchi di polizia. Sfrecci tutta velocità sulla statale. Allora, io che sto fatte? Sono piata la vespette e mi sono lanciato al più inseguimento. Oh, ma ci sono, lo so, raggiunto e me ci sono attaccate. Insomma, no, il che la matti mi ha attaccato un tiro, che è quello andato qui la mai spente, e che quello hanno sparato le bombe. E se mi da finire le strade. Ma se ne vanno, cugino, ma quanto mai c'è detto? Come tutte sto casi stava a pensare a mani, no? Vabbè. Mm-hmm.
ringrazio di essere stati sempre con me, di non avermi mai abbandonato anche nei momenti più difficili. Insieme abbiamo affrontato sfide più grandi di noi, ma ce l'abbiamo sempre fatta, anche se tuttora mi fate degli scherzi. Voi polmoni, quante volte mi avete fatto rimanere senza aria. E tu, mio caro cuore, quante volte dal dolore mi hai fatto rimanere senza fiato. E io spero che rimaniate sempre con me, finché non saremo pronti ad accogliere nuovi organi. Vi prego, non mi abbandonate. Abbiamo fatto l'inventario assieme, dopodiché ci siamo persi di vista. Ma tu non sei perso molto più di me, Da allora non ti ho più dimenticato. Ricordo che venivo a scuola con un grembiulino con un disegnino qui sulla spalla. È vero, me l'avevi fatto mamma. Mi sei rappresentato con un ferro da stile. E mi ricordo anche che ti portavo la tua caramellina preferita, la Rossana. Allora, sono stati con noi Elvira Paolini, Elisa Luzzi, Emilia Capriotti, grazie, Luisa Massari, Giovanni Lanciotti, Benedetto Lampanti, Giulio Pompei, Daniela Troppiani, Benedetta Grossi, Rosita Bulitiani, Emanuele Ciarrocchi, Marisa Urbanelli, aiuto regia Adelia Di Teodoro, Rossella Angelini, sempre aiuto regia, tecnici di palco, Giuseppe Coppa e Patrizio Castelli, la regia e la, insomma, i testi di Franco Di Pancrazio, che è sempre nascosto ma è laggiù. Grazie. Allora, mi accendi la sala? Vi ricordo che uscendo c'è un modo per insomma lasciare ancora una piccola donazione, che sarebbe il 2 per, cioè nel senso, per arrivare a 10 euro del biglietto dovresti lasciare 2 euro, e comunque abbiamo raccolto già 3.000 euro che adesso saranno consegnati, quindi grazie, fatevi un applauso. Vorrei chiamare sul palco i genitori di Ines. Facciamo un applauso a Raimondo Frassinetti e a Giulietta Romeo. Vieni, ti do una mano, che queste scale sono tediose. Ecco qua. Allora, Raimondo. Buonasera a tutti. Chi non lo sapesse, Ines ha vissuto una breve ma intensa vita, molto felice. Amava fare qualcosa per gli altri. Uno dei desideri più grossi era fare un regalo a cuore in corsia. Amava fare tante cose dentro la sua piccola stanza durante tutto il periodo in cui è stata ricoverata. Disegnava fiori, scriveva lettere, scriveva poesie, disegnava, componeva musica. Faceva comunque qualcosa per gli altri. Aveva capito che fare qualcosa per gli altri
faceva stare molto bene. Solo dopo abbiamo capito, anche noi, quanto era bello fare qualcosa per gli altri. L'abbiamo capito, loro ce l'hanno spiegato stasera. Ringrazio voi per averlo fatto stasera. Grazie. Questa è una lettera che viene a suo diario. È qualcosa che lei avrebbe voluto che noi raccontassimo dopo il trapianto. Caro trapianto, sto arrivando. Il passato non sarà più presente, così come non sarà il mio futuro. Io mi immagino che tu, caro trapianto, sia un bel cambiamento per me, magari un cambiamento verso il futuro più semplice verso la libertà di essere, di volare via come una scia che mi porti con te per il resto della nostra strada. Tu, mia malattia, adesso ti lascerò volar via. Nella mia vita entrerà un'altra strada che farò con il mio cuore e con i miei polmoni. E per questo, malattia, ti dico grazie di avermi fatto capire il senso della vita, il senso di lottare, di sprofondare, di combattere per vivere, di non lasciarsi andare e continuare a avere la voglia di vivere. E ora, grazie ai miei nuovi organi, ti saluto e apro un'altra vita. Grazie, malattia mia. Grazie. Questa lettera mia figlia ci aveva chiesto di metterla sui social il giorno in cui sarebbero arrivati i suoi organi, insieme ai dipinti che aveva fatto del cuore e i polmoni. Il giorno in cui sarebbero arrivati i suoi organi. Dopo 14 anni sperava di cambiare finalmente vita. Ecco perché è così importante la donazione. È una seconda chance, una seconda vita. Comunque sapeva che in ogni modo, in un modo o un altro, avrebbe raggiunto il suo re e cambiato la sua vita. Ecco, io adesso voglio ringraziare con tutto il cuore Franco, il colpevole. Franco. Ma compagno, di essere stati così vicini a Ines, ma non solo. Lido degli Aranci, questo spettacolo, i nosocomici, siete stati non super, ci avete veramente fatto ridere un sacco. Con Ines eravamo lì e abbiamo riso veramente di crepacuore, veramente, perché siete rimasti veramente nel cuore di Ines. E adesso voglio ringraziare Adriano per quello che fa negli ospedali, non solo per i bambini, anche per i genitori. Stargli sempre vicino a loro e accompagnare con la musica questi ragazzi che sono lì a lunga e a volte lunghissima degenza, è straordinario. E questa cosa, il fatto che ha fondato la ONUS, dunque lui si vuole ancora allargare in più ospedali possibile e stare ancora di più
lì vicino ai bambini che soffrono e che magari escono anche velocemente dall'ospedale. Non ci sono solo i bambini che hanno un momento così, momenti così difficili, però ecco. E dunque un grazie di vero cuore e anche a tutti i medici e infermieri infatti degli ospedali. Francesca è un'infermiera della cardiologia che faceva parte del team che seguiva Ines e sono diventati una famiglia. E so che infatti sono giustamente, dicevamo, tanti medici e infermieri qui, sanitari, siete veramente straordinari e ci siete veramente vicini con tutto il cuore e l'abbiamo sentito, Ines l'ha sentito. È un vero grazie dal più profondo del nostro cuore, vi siamo grati per sempre a tutte queste persone. Poi io ringrazio di vero cuore Stefano Vigilante, che è Franco, mi ha detto, ancora Franco non viene, è tremendo. Alla fine lo prenderemo, chiudete le porte intanto. E mi ha detto che con Walter hanno giustamente chiamato Stefano e senza esitazione ha detto di sì ed è venuto senza pensarci due volte. Se mi permetti io chiamerei il presidente dell'associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi e chiamerei anche il vice sindaco Alessandro Rocchi. Facciamo un applauso che hanno fatto sì che insomma questa serata si realizzasse, presidente. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti. Vice sindaco, facente funzione stasera perché il sindaco non c'è, è fuori, quindi lo sostituisco. Dando una buona serata a tutti, che dire, momento veramente emozionante. Come ha detto la mamma di Ines, abbiamo riso tutti quanti, però penso che abbiamo anche riflettuto tutti quanti. E, secondo me questa sera usciamo con un qualcosa in più dentro, un modo diverso forse di affrontare le difficoltà e la vita, quindi sorridere anche nei momenti più difficili. Penso che questo sia il messaggio che Ines forse ci voleva trasmettere questa sera. Grazie. Presidente, prego, grazie. Il suo momento. L'associazione di Lido degli Aranci è veramente onorata a partecipare a questo evento che è molto è molto commovente e noi ringraziamo immensamente Franco che... Franco, vieni qua. Allora, mentre Franco viene qua, io inviterei anche Adriano Mastro Lorenzo a salire con noi, Francesca Canella e anche Nadia Chiappini. Sì, dai, facciamo il finale tutti insieme. Eh sì, ci siamo tutti, dai, dai. Come abbiamo convinto Franco e poi alla fine... Facciamo un applauso, dai, Franco. Allora, i ringraziamenti di questa serata vanno ovviamente al Comune di Grottamare, all'Associazione Lido degli Aranci, all'Associazione Nosocomica, a tutti gli attori che sono qui, e ai punti vendita Barramona, Grottamare e Laboratorio Foto di Campanelli San Benedetto del Tronto, che hanno aiutato a vendere i biglietti, e il service 7K di Alessandro De Giulli. Spero di aver ringraziato tutti, perché normalmente vero sindaco qualcuno lo dimentico. Lui è uno di quelli che mi dimentico ogni tanto. E sembra emozionato, stranamente hai detto tre parole, in genere ne dici due, però stasera sei stato troppissimo. Allora, vieni qua, Franco. Tu muovi la bocca e io parlo, dai, facciamo il ventriloquo. L'ho detto, guarda, io faccio tutto, preparo tutto, ma non mi fate parlare, vi prego, non mi fate parlare. Voleva dire, grazie a tutti per essere venuti qua,
È stata una serata stupenda, grazie alla vostra partecipazione e alla vostra generosità. Prego, se devi dire qualcosa. Io sono, ormai parlo, se mi metto a piangere, paziente, chi se ne frega. Allora, si è emozionato come tutti noi e quindi ha condiviso con voi. Io l'ho conosciuta Ines, ho visto nasce, a me basta dire il nome Ines, io già piango subito. I pianti che mi sono fatto per preparare questa serata non potete neanche immaginarlo, perché ogni foto, ogni cosa, ogni musica, le musiche le ho scelte quelle che piacevano a Ines. Che cosa dire? Io sono stato un privilegiato. Io sono stato un privilegiato perché ho conosciuto una persona che mi ha insegnato che cos'è la vita. Stefano, perché è una persona che non c'è più, non è vero che non c'è più, e non è perché è una bambina, e poi dopo Stefano ci leggerà una testimonianza, è perché era proprio Ines, era una forza della natura, sempre col sorriso, sempre a pensare agli altri. Dico, ma guarda questa con tutti i problemi, lei va sempre a pensare agli altri, si preoccupava, era un angelo, ma non è per modo di dire, era proprio un angelo, veramente. È veramente vero, sì. Sì. Mi sarebbe piaciuto che tutti quanti voi l'aveste, gran parte di voi la conosciuta, ma che tutti voi l'aveste conosciuta. Quello che volevamo fare stasera era semplicemente presentarla. E questa è la nostra eroina. Grazie Franco. Allora, facciamo il prego. Allora, i miei ringraziamenti, oltre a Franco, volevo ringraziare anche il nostro Stefano Vigilante, come ha detto la signora, che all'invito di Franco è venuto, ma è venuto a titolo gratuito, grazie. No, allora, però gli ho chiesto in cambio di partecipare nella commedia, a rovinarlo un pezzettino per voi. Grazie. Grazie a voi di l'ospedale. Adesso il nostro Walter Assen, il nostro responsabile amministrativo, mi ha dato questo. È tutto l'incastro. Che consegnerà a... No. Tra l'altro, approfitto, scusi Presidente, per dire che l'Associazione di Tutela dell'Arancia è sempre presente, insomma, in queste manifestazioni insieme al Comune, insomma, posso fare un piccolo spot del prossimo appuntamento vostro, che è venerdì 14 ottobre, sempre qui a Grottamare, al Teatro Cursa, verrà presentato un libro che si intitola Ridendo e Mangiando, con 44 ricette di comici, insomma, di tutta Italia, scelti da tutta Italia. Il libro verrà regalato a chi insomma andrà a questa serata, quindi insomma il Lido degli Aranci, ovviamente voi di Grottamare, tutti voi sapete insomma che sono presenti sul territorio, sono sempre presenti e non assenti. È una vita che aspettavo di far stampatura. Che fatica. Bene, allora leggiamo. Fai qualcosa, dai, non hai fatto niente fino adesso. Allora, questa qui è una testimonianza di Don Vistremundo, cappellano dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. E lui dice questo: in questo ospedale ci sono molti casi di bambini e ragazzi protagonisti di storie toccanti, quindi il personale medico e paramedico è preparato a gestire certe situazioni. Nel caso di Ines ho visto molte persone commosse, disorientate, quasi disperate. Questo è successo perché Ines è stata una ragazza che ha speso la propria vita, seppur nella malattia, a servizio degli altri, testimoniando concretamente la sua fede incrollabile. Questo mi sembra che sia venuto chiaro da questa serata. E lui conclude dicendo, e concludiamo con questa frase la serata, perché insomma, forse il cuore che stava aspettando non era un cuore di carne, ma era il cuore di Gesù. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti.